buonasera a tutti ancora e chiedo scusa a nome di tutti quanti gli attori di questo evento che per ragioni di natura diversa hanno provocato un leggero slittamento di orario rispetto all'orario previsto per questa inaugurazione. Però ci siamo e siamo dentro una cosa molto bella che è la mostra Dalisi, il vuoto e il pieno, dentro questo palazzo, che è un palazzo carico di storia, e di questa storia porta i segni che sono penetranti, perché quando attraverserete le sale che accolgono questa monografica su il genio del gioco nell'arte che è Riccardo Dalisi, rimarrete fortemente sorpresi da quella che è la storia, l'architettura che parla di una vicenda vivacissima, carica di eventi, carica di spirito, che segna la vicenda culturale di questo palazzo. Qui abbiamo il senatore Andrea, sa qualcosa della storia di questo palazzo perché è diventato della provincia quando lei era presidente, no senatore? È stato Pinacoteca. Grazie innanzitutto al presidente Michele Strianese, il padrone di casa, che ha accolto immediatamente la mia proposta di realizzare un secondo evento a distanza di un anno di quell'evento meraviglioso che è stato la mostra a sud del barocco, in realtà un pochino sfortunato perché c'è stata la chiusura all'indomani proprio precisa dell'apertura della mostra, però poi l'evento è stato prorogato di altri due mesi e c'è stata una fruizione veramente fantastica di questa mostra bella che ha illuminato di cultura e di arte la città di Salerno fino a giugno inoltrato. A distanza di alcuni mesi la provincia di Salerno, su proposta della Fondazione Meeting del Mare Crea Cultura, Religioni e Arte, realizza in questo spazio di recente inaugurazione, che è il secondo cosiddetto secondo lotto della Pinacoteca Provinciale in Palazzo Pinto, la mostra Dalisi, il vuoto e il pieno. Insieme chiaramente al ringraziamento che ho già fatto al presidente Strianese per l'entusiasmo, la motivazione con cui immediatamente ha accolto la proposta di questo evento, io devo ringraziare Vincenzo Paravia, che è qui alla mia sinistra, che è il collezionista che ha messo a disposizione le opere di Dalisi che voi troverete esposte in questa mostra. Con lui ci siamo incontrati in una occasione sempre d'arte, perché l'arte trascina le persone, le conduce spesso dove non vogliono, ma sempre a scoperte molto sorprendenti e molto, molto edificanti per la vicenda umana, proprio per la storia personale di ognuno. Ci siamo incontrati a Scario l'anno scorso, quando così per caso Pasquale Sorrentino, vice sindaco di Scario, insieme al sindaco Ferdinando Palazzo, propone di fare una mostra sul lungomare di Scario. Tra l'altro Dalisi non è un artista che si è mai fatto problemi ad andare per strada. E è stato un evento di una sera soltanto. Io, che provengo dal mondo della passione per la pittura antica, mi sono trovato a contatto con delle opere di un artista molto contemporaneo, forse uno tra i più contemporanei di tutti, soprattutto per la visione sociale dei suoi prodotti d'arte. È stata una cosa veramente di grande effetto, e da lì è nata l'idea di proporre l'evento di stasera. Io saluto subito, da subito, il sindaco di Salerno, buonasera sindaco, l'onorevole Piero De Luca, saluto il mio vescovo, Monsignor De Luca, c'è anche un'affinità di cognomi, probabilmente anche di lontane parentele, saluto il caro amico l'onorevole Franco Picarone e tutti quanti quelli che sono stati attori, protagonisti, anche se per un evento così spesso gli attori segnati dal protagonismo più limpido proprio sono quelli che lavorano dietro le quinte, sicuramente i dirigenti della provincia, la nuova dirigente Cagliazzo,
Lucio Feltra, insomma Pepe, tutti quelli che hanno preparato gli atti. Voi sapete che quando la pubblica amministrazione parte per un progetto così c'è bisogno di tante azioni, di tante cose, insomma, e l'arte è quella che poi ci arriva addosso e ci arriva nel cuore, è veramente il prodotto finito di un lungo lavoro che richiede determinazione e richiede molta molta attenzione. Saluto anche, ringrazio della sua presenza il mio sindaco che ha fatto un pellegrinaggio da Camerota di 2 ore per partecipare a questa mostra con il mio l'assessore al comune del mio paese, assessore alla cultura, Teresa Esposito. Grazie di essere venuti. So che probabilmente sto mettendo di ringraziare qualcuno, ma lo farò nel corso di questa breve conversazione necessaria all'introduzione di questo evento. Io voglio cedere il microfono e la parola, Romeo, immediatamente a Fulvio Cutolo, che è qui per rappresentare l'organo che oggi, diciamo, parla al mondo di questo genio assoluto che è Riccardo D'Alisi. Buonasera, un saluto da parte di Riccardo, che non può essere qui, oramai novantenne, con l'età comincia a farsi sentire, però è sempre presente allo studio, la sua potenza continua a spingere l'archivio Riccardo D'Alisi. E un ringraziamento a tutti presenti, ovviamente così facciamo prima. Volevo leggere una cosa dell'intervento di Giovanni Festa sul catalogo che mi ha particolarmente colpito. Io lavoro con Riccardo dal 99, sono stato suo studente, quindi sono allo studio. Devo dire che ci sono due passaggi veramente interessanti. A contatto con le dita e con gli strumenti adoperati dall'artista che disegna con tutto se stesso. Io lo vedo dipingere Riccardo, l'ho visto dipingere Riccardo, dipinge veramente con tutto il corpo, veramente con tutto il corpo. Il materiale si gonfia, sgrana, guadagna spazio, aggetto spirituale, perché se avessimo altri occhi vedremmo forse le forme che navigano verso di noi. Riccardo ha sempre detto che le cose non si perdono, poi si fanno ritrovare. Lui non spesso non trovava le cose e non si preoccupava, dice poi si fanno trovare, gli oggetti veramente allo studio vengono verso di noi, veramente vengono verso di noi. Questo passaggio mi ha colpito perché veramente parla di Riccardo. E Enzo, nei suoi pure 20 anni che ha conosciuto Riccardo, secondo me ha provato le stesse sensazioni, gli oggetti di Riccardo ci vengono incontro. Quindi ancora un saluto a tutti, la mostra io l'ho vista in anteprima con Enzo e con Don Gianni, mi è piaciuta moltissimo, Riccardo sarà contento di vedere le immagini che riporteremo, insomma i video che riporteremo. Grazie a tutti e buona mostra. Grazie Fulvio, l'impegno era chiaramente quello di fare dei brevissimi interventi, alcuni di voi sono qui da un bel po' che stanno aspettando, altri si sono intrufolati già all'interno della mostra. Io di tanto in tanto incontrando dei volti chiaramente, mi ricordo delle persone che ci sono state dietro a questo lavoro e tutto è partito un pomeriggio di qualche mese fa da un incontro e da una proposta che chiaramente dopo essere passata dal presidente Strianese è arrivata sulla scrivania dell'ingegnere Vizio. Grazie ingegnere. Vincenzo Paravia, cultore di cose d'arte, vabbè sì, possiamo dirlo, insomma la parola cultura è una parola probabilmente con la quale dobbiamo fare sempre più confidenza, insomma. La parola a te, Romeo, se per favore gli dai il microfono. Mi piacerebbe anche avere un goccio d'acqua perché sono da 2 ore con una mascherina. Ok, mo mi chiedi una cosa, non so se possiamo. No, bene, se è possibile. Però, tanto. Se me lo dicevo, preferisco. No, certo. Tanto devo parlare solo 2 ore, l'ho detto.
Sei troppo emozionato comunque. Grazie. Io faccio con questo devo impegnare il tempo tra qui e il vostro passaggio alla mostra in brevissimo tempo. È un po' difficile, ma vorrei partire da che cos'è Riccardo. Io vi rinvio a un documento che forse qualcuno di voi ha già in possesso, avete sicuramente una copia del catalogo, non l'ha ricevuto lei, mi scusi, ma sarà comunque disponibile. Troverete comunque un'immagine del viso di Riccardo, della faccia di Riccardo all'inizio all'ingresso della mostra. Guardatelo in faccia, come si può dire, quando si guarda in faccia una persona si capiscono i toni, il significato che lui dà probabilmente alle cose, perché li accoglie sempre con un sorriso. In 22 anni che conosco Riccardo non è mai mancato un sorriso al nostro incontro, e soprattutto guardate gli occhi di Riccardo. Riccardo ha degli occhi che sono trasparenti, sono vivi, danno potenza, danno energia. È una persona che non a caso è stato oggetto di identificazione di un modo di fare arte e cultura un po' in tutto il mondo. Per fare ciò, per darvi questa testimonianza, ricorro anch'io ad una pubblicazione, sono 30 righe, però le vorrei leggere tutte, vi chiedo scusa, qui non c'è la luce a sufficienza, ma ci riuscirò. Allora, cari grandi e bambini, che leggete questo libro sulle avventure del burattino di latta chiamato Totocchio. Vi voglio qui dire in breve qualcosa sulle avventure di Riccardo D'Alisi, cioè di quel signore che ha scritto e disegnato questo libro e che ha inventato per voi il personaggio di Totocchio. Riccardo è un signore ormai non giovane, anzi un po' anziano come me. Questo testo è stato fatto nel 2003, quindi Riccardo aveva 72 anni. Perché abbiamo la stessa età, chi scrive ha la stessa età di Riccardo. Solo che mentre io da tanti anni non so più parlare con voi bambini, che quando state con me vi stufate e scappate a giocare, Riccardo invece compie l'incanto di sapere sempre e ancora parlare con voi, con tutti i bambini che incontra. E io sono affascinato da questo famoso signore un po' matto, con i capelli un po' grigi, che talvolta invece di fare l'architetto, che è il suo vero serioso mestiere, si mette a fare dei pupazzi e a recitare C'era una volta Totocchio. E allora anche io, almeno una volta, vorrei dire a voi, cari bambini, c'era una volta un famoso architetto con i capelli un po' grigi. La gente lo credeva un po' matto perché disegnava i pupazzi per i bambini e inventava Totocchio, invece di disegnare le case per i grandi. Ma poco a poco, visto che i bambini erano continuamente affascinati, che ci si trovavano, che andavano d'accordo con lui, gli altri signori, i grandi, gli architetti, i designer, hanno cominciato a domandarsi: ma forse il signor Riccardo ha ragione, e a pensare che l'architettura sia una specie di fiaba per raccontare ai bambini delle favole, no? Ma in realtà tutti quei signori che allo stesso tempo si chiama che anche se io stesso che mi chiamo Sandro e non so parlare a bambini, cioè tutti noi, persone grandi, pensiamo che il signor Riccardo sia un po' strano e un po' matto, perché essendo stato qui grande come noi, invece di fare l'architetto serioso si mette a fare dei pupazzi, a recitare C'era una volta, Totocchio e così via. Chiudo. Cari bambini, avete ragione voi ad avere fiducia nel signor Riccardo e nel mondo ingenuo e incantato che vi descrive, e a scappare quando incontrate persone come me che non sanno giocare con voi. Però voglio darvi e dirvi un segreto. Il signor Riccardo crede di essere un signore in carne e ossa, invece è un signore finto. Lui non lo sa, ma appartiene anche lui alle stesse fiamme che inventa per voi. È evanescente, io ho detto è potente, è leggero, è evanescente, vuol dire che lui c'è sempre. Però non si fa notare.
E quindi dice, per mettervi su questo avviso vi ho scritto questa paginetta, anche se so che vi stufate a sentirmi, vi chiedo scusa se vi siete stufati a sentire me che ve la raccontavo, però ci tenevo, perché lui dice, signor Riccardo, Totocchio, le sue avventure, tutto questo l'avete inventato voi. Ciao, da Alessandro Mendini. Riccardo Dalisi, Alessandro Mendini, Ettore Sozzas. L'architettura e il design italiano nel mondo, da sempre. Io con questo piccolo pezzo che vi ho voluto raccontare, vi ho raccontato in fatto quello che è Riccardo nel mondo, ripeto. Ho due cose quindi ancora da dirvi, per secondo le disposizioni che Dani mi ha dato. Raccontare un po' il mio interloquire con Riccardo e poi spiegare veramente, cercherò di farlo in poche parole, il progetto che poi andrete a osservare alla Milano e dopo. Chiuderei con la parte mia personale di Riccardo, perché c'è una parte che spero che possa far capire veramente chi era Riccardo, intendo dire Riccardo di quando aveva 70, 80, eccetera. Allora, il progetto nasce nel 2020, quando con un signore che è presente oggi in aula, in questa sala, parlavamo di la pandemia e è finita un'epoca, si parte per fare altro, quindi dobbiamo dare del valore a delle cose nuove, no? Da proporre. E quindi di fatto noi ci concentriamo su alcune. Parlo sempre al plurale perché i progetti, quanto anche sono la mia titolarità, io li condivido sempre con tutti coloro i quali io interloquisco nel confronto. Quindi per mia abitudine, chiedo scusa, parlo sempre al plurale. Io quindi stavamo giostrando rispetto a delle idee e la prima cosa è stata ovviamente che andiamo a parlare con Riccardo, perché sicuramente colui il quale ci darà dei contenuti. I contenuti sono stati rintracciati nel tempo, poi c'è stata una fase di selezione. Tutta l'opera di Riccardo è stata acquisita dall'archivio di Stato. Il valore che ha l'opera di Riccardo anche per lo Stato italiano. Quindi io non potevo acquisire questi diritti, cioè i disegni, ma potevo acquisire i diritti. E su questo accordo fatto con l'Atelier Dalisi abbiamo inteso con altre professionalità, altre persone anche sempre più presenti, che ringrazio anche per essere anche qui questa sera, abbiamo realizzato quindi una costruzione di un, in termini, diciamo, latte, viene anche stato di termini, il trittico cosiddetto. Cioè da una figura siamo riusciti a estrapolare degli oggetti che possono poi rappresentare un qualcosa. Avendo selezionato il disegno abbiamo fatto un'opera di re-engineering della parte grafica, l'abbiamo commutata in linguaggio macchina, abbiamo utilizzato dei macchinari di un certo livello, di una certa qualità, che danno certe performance, e abbiamo realizzato dei prototipi. Questi prototipi sono stati validati dallo studio Dalisi, quando tutto è stato confermato, congelato, abbiamo avuto il dato per poter produrre queste che sono opere firmate da Riccardo. Quello che vi esalterà, lo scommetto, quando ho visto intorno a qualche piccola visita fatta, sarà l'effetto cosiddetto wow, effetto sorpresa. Lo vedrete, lo farete, non so chi di voi avrà il piacere di poterlo sentire. Sappiate che queste opere che sono caratterizzate da infiniti colori, sono 99 opere, ne abbiamo esposte 21 per motivi di spazio e per altri motivi, ma lasciamo stare sui dettagli. Ognuna di esse ha una sua connotazione precisa sulla scelta del colore e mai nessuna opera sarà uguale all'altra. Quindi ognuno avrà il piacere di poter indossare un'opera, perché l'opera, con l'opera ci si confronta, ci si dialoga, ci si immerge, ci si veste, e quindi i colori rappresentano un qualcosa che ognuno di noi può scegliere di indossare, di appendere a una parete o qualsiasi altra cosa voglia poterne fare. Sto chiudendo. Riccardo è una persona geniale, una persona infinita, una persona generosa. Per 20 anni o quindi 12 anni, scusami, Fulvio, scusami, 12 anni fino al 2012 a via Calata San Francesco, 2014.
2014. Fino al 2018 siamo stati a Rua Catalana, poi siamo spostati a Rua Catalana. Ok, allora ricordavo male l'anno, però Riccardo, quindi io ero uso andare a trovarlo quando sapevo che stanno a Napoli, passavo via Calata San Francesco, è la strada che porta dal Pomero collega giù fino a Mergellina. Locale spettacolare, vista Capri, eccetera. Lui amava disegnare, ecco, contornarsi delle sue opere. Ogni tanto però chiaramente lo trovavo magari in un orario pomeridiano che stava isolato. E quindi io andavo a trovarlo, chiedevo, ma posso andare dentro? C'è Riccardo? Sì, 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 vai, vai. Una volta lo trovavo appunto che dormiva. Allora con la mano così, Riccardo, lui si sveglia. Chi sei? Cosa vuoi? Cioè, era una persona che scherzava in qualsiasi momento della vita, cioè io ho assistito a scherzi, a giochi che Riccardo faceva in qualsiasi momento. Quindi capendo che lui stava a fare appunto uno di questi suoi duetti che amava fare, cercavo di tirare il filo, questo dire, cioè di stare al gioco, lui fa, mi hai svegliato? Sì, scusami Riccardo, cosa devo fare? Ha detto, prendi un pennarello, un'altra delle cose che lui faceva sempre, lui aveva sempre un pennarello dentro il taschino della giacca, sempre. Lo tira fuori, si avvicina a me, il naso. Il mio naso non è proprio francese, no? Mi trovo il naso nero. E dice, perché? Perché io questo è quello che vedevo. Cioè, io stavo sognando, stavo nel suo mondo di pupazzi, stava di fatto elaborando qualcosa e nello svegliarsi, nel trovarsi di fronte a me, che mi conosceva evidentemente, però, mi fa così sul naso. Io ovviamente mi tengo il suo gesto, ci si saluta, eccetera. Avevo appuntamento alla regione, avevo appuntamento, mi ricordo forse alla Camera di Commercio, poi dovevo andare anche all'ufficio delle poste, con l'ufficio. Io sono entrato in tutti questi uffici, avevo il naso nero, qua davanti. Che vi voglio raccontare, non che sono andato via di testa anch'io, non come diceva Riccardo, qualcuno diceva che Riccardo è stato. Sapete che io, cioè, ci si immerge nel mio rapporto con le persone e quel suo essere è stato così diretto e così, diciamo, per qualcuno strano, no? Prende di fa un segno sul naso, sulla faccia. Ma io ho vissuto quella cosa accorgendomene dopo, quando sono tornato a Salerno avevo il naso rosso, nero, scusa. Quindi di fatto questo dà l'idea dell'umanità della persona che lui trasferisce con esempi e con gestualità semplici, banali, che però mi rimangono, almeno a me rimane, perché questa è una cosa che mai mi sarei sognato di andare in un ufficio pubblico, magari a incontrare persone, eccetera, con un segno sul naso così. Quindi vuol dire il forte coinvolgimento che quella persona è capace di produrre. Quindi io vi chiedo scusa del tempo che vi ho rubato, ma spero semplicemente che ognuno di voi potrà godere delle opere che siamo riusciti ad allestire, e non l'abbiamo fatto da solo, l'abbiamo fatto con una quindicina di persone che voglio ringraziare. I ringraziamenti e il saluto istituzionale è stato già fatto, mi associo solamente, ripeto, vorrei invece ringraziare tutti coloro i quali si sono adoperati per fare questa, che è stato uno sforzo notevole ma ben riposto. Io voglio anche ringraziare una sola persona, lo faccio una volta. Che è Gianni, questa è un'altra copia, questi sono purtroppo dei cimeli perché sono cose che non vengono più stampate, però questa è una delle pubblicazioni che Riccardo ha fatto. È stato un bel lavoro insieme. Ma sono meritate, diciamo. Assolutamente, assolutamente sì. Ho forse il permesso di dire un'ultima cosa. Quando ho detto che abbiamo fatto una serie di esemplari per arrivare a giungere alla definizione del progetto, questi esemplari, alcuni sono stati smontati, rimodulati, eccetera, altri invece hanno l'egida di essere cosiddette prove d'autore. Un certo numero di queste prove d'autore sono disponibili. Per mia modalità contrattuale, io ho imposto nel contratto che c'è con lo studio di Riccardo che queste opere non potessero essere vendute al pubblico, perché io ho autorizzazione a 105 esemplari. Allora io ho detto, penso ad un gesto che faccio con un grande piacere veramente, siamo anche vicino a Natale, io ho individuato quattro soggetti, un quinto in discussione,
a cui queste opere verranno donate. Attiveremo un'asta pubblica, speriamo di organizzare, quindi in questa sede, se il Presidente ci darà l'autorizzazione, un momento ulteriore in cui verranno messe e presentate queste, che non sono ovviamente qui esposte perché sono delle prove d'autore, e questi esemplari verranno messi in vendita. Il ricavato che la società riceverà sarà interamente trasferito a questi soggetti. La beneficenza non si parla di beneficenza, si fa, quindi sono semplicemente in attesa che riusciamo a completare l'iter procedurale per avere evidentemente queste autorizzazioni anche a fare tutta l'attività che necessita. Grazie a tutti. Grazie Enzo. Chiaramente vivere vicino a un artista, avere un contatto con lui, significa veramente entrare nell'animo, no? dell'artista. L'opera di Riccardo, che voi conoscerete tra poco, almeno quella che fa parte di questa collezione, è la vita di questo artista, il gioco dentro il quale noi entreremo con spirito, spero, solare. Ve lo consegno proprio come augurio, perché Riccardo ha immaginato così la vita, come una grande giostra sulla quale succedono tante cose, a volte dolorose, ma tutto serve per nutrire il nostro fondamentale istinto e bisogno di felicità. Sindaco Vincenzo Napoli, è il momento suo. Bene, lei ha anche già un catalogo dedicato. No, me lo sono dedicato da me. Questa sera è un'opportunità importante, della quale ringraziamo Enzo Paravia e quanti hanno collaborato all'allestimento di questa iniziativa, perché è una utile ripresa di contatto con un artista e un architetto di chiarissima fama. Noi ospitiamo nella nostra città una sua opera prestigiosa, nella piazza Flavio Gioia, ci sono due delfini che si incrociano, in una fontana molto bella, e in qualche modo è un segno permanente della sua attenzione, del suo passaggio, così come ospitiamo d'altro canto due opere di Ugo Marano, una fontana purtroppo che è stata trasformata in una aiuola perché l'intemperanza di alcuni concittadini ci ha costretto a modificarla. C'era uno splendido uccello dal cui becco usciva un getto d'acqua che veniva regolarmente vandalizzato perché era particolarmente delicato, e quindi siamo stati costretti, chiedendo il permesso all'artista, a trasformare quella fontana in una aiuola. E poi c'è un'opera anche molto concettuale di Ugo, sono da 1 a 6, sono 6 blocchi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, che in qualche modo ricordano costantemente la vita e l'opera dell'artista, che abbiamo celebrato al Museo della Città Creativa con una serie di azioni, e ultimamente al Tempio di Pomona con una performance dove si dava lettura dei suoi testi e c'era una proiezione di un filmato. Riccardo D'Alisi io lo ricordo come professore alla Facoltà di Architettura. Lui era professore di progettazione architettonica, così si chiamava all'epoca questa materia. Era una materia che accompagnava i ragazzi per 5 anni. E Riccardo D'Alisi teneva uno di questi corsi, che poi lui in qualche modo diffondeva anche nelle città. Salerno, per esempio, nel centro storico, aveva alimentato un laboratorio di sperimentale con i ragazzi del quartiere nel centro storico, guidato all'epoca dall'architetto Cuomo, Carlo Cuomo, nostro collega. E quindi, voglio dire, lui era presente a Salerno anche con i suoi epigoni. Devo dire che all'epoca i nostri ragionamenti che noi tenevamo all'interno della Facoltà di Architettura si articolavano in un modo composito. La poetica di Riccardo D'Alisi all'epoca mi era lontana, approvando naturalmente la capacità, la sensibilità del tratto, del gesto, della capacità propositiva. Noi avevamo all'epoca un'altra tendenza di studi. E qui presente Paolo Mazzucca, che è un mio collega, e all'epoca noi frequentavamo il corso
di progettazione architettonica di altro tenore, dove a fronte di una visione creativa poetica di Riccardo Alisi si propugnava invece un ragionamento che fosse sulla razionalità dell'architettura, ovvero una visione che partiva dalla trattatistica dell'architettura, che recuperava all'interno del linguaggio dell'architettura le connotazioni, le denotazioni proprie dell'architettura, nel senso che l'architettura aveva una sua autonomia che sconfiggeva l'eteronomia, un'autonomia che la poneva nelle condizioni di misurarsi con se stessa, con i suoi codici e le sue strutture. Era l'epoca in cui questa impostazione ci affascinava. Nel corso degli anni siamo diventati un po' più, come dire, permissivi, perché era una cosa molto rigorosa, quella tendenza, appunto si chiamava architettura di tendenza, tra l'altro. Quella tendenza era particolarmente rigorosa e ci costringeva probabilmente in gabbie metodologiche e mentali delle quali nel corso degli anni poi ci siamo andati liberando, però non perdendo mai una visione scientifica, se così la si può definire. Riccardo Alisi aveva questa tendenza invece eterodossa, molto creativa, molto suggestiva, di grande suggestione, che poi ha perseguito nel corso della sua vita. Io ho avuto il privilegio di dare uno sguardo alla spiaccettina insieme ad Enzo della mostra e ho visto che lì risuonano una serie di momenti concettuali alti. Ho visto Marc Chagall nelle sue, se noi dobbiamo fare una serie di rimandi di possibilità, ho visto Lewis Carroll, no, Alice nella paese delle meraviglie, ho visto la capacità di rodare, di dialogare, come diceva Enzo Paravia, con i bambini, cioè questa particolare capacità che è un dono quasi, che poi viene coltivata. Opportunamente è stato citato il gruppo di Ettore Sozzas, di Nendini, e infine la capacità e la possibilità di ingegnerizzare, come opportunamente diceva Enzo Paravia, le opere in un meccanismo di riproposizione con strumenti che ci sono dati dalla tecnologia contemporanea, che consentono una reinvenzione, anche se nel rispetto, un rispetto diverso, no, voglio dire, che ci consentono una reinvenzione, una riproposizione di opere con un atteggiamento scientifico assolutamente interessante. Io ringrazio Don Cidro perché credo che abbia contribuito ad animare questa mostra. Ricordo la sua splendida prolusione al sud del barocco, è stata molto istruttiva e molto completa. E chiudo rapidamente facendo una considerazione. È stato citato Gianni Festa, un brano di Gianni Festa, nel quale si parla di oggetti persi che poi ti vengono incontro. Per avventura, proprio in queste ore, sto rileggendo un testo di Oliver Sacks, Musicofilia, dove si tratta e si parla di episodi di musica che viene ascoltata nella testa delle persone. Cioè, ci sono intere sinfonie che uno ascolta nella propria testa senza che ci sia un suono dall'esterno. Una specie di scrigno che ripropone anche pedissequamente l'opera musicale. Per alcuni è un dono, per altri è una dannazione, perché queste forme scattano improvvisamente. E c'è magari un jingle che viene ossessivamente riprodotto e diventa una molestia insopportabile, altre opere invece che vengono riproposte all'attenzione, alla memoria, senza che ci sia un suono esterno, che nascono spontaneamente. Così come gli oggetti di Alisi probabilmente vengono recuperati all'interno dei cassetti della coscienza e della memoria e vengono utilizzati dall'artista di volta in volta. Ho detto che chiudo, ho visto queste opere di una suggestione impareggiabile, Tokyo, una cosa che mi ha colpito tantissimo sono queste sculture che mi evocavano Chagall, e poi questa narrazione del Totocchio, che credo che sia qualcosa di assoluta originalità e di grande attrazione poetica e di grande esposizione poetica. Credo che sia stata una cosa importantissima tenere questa mostra qui nel palazzo, nella Pinacoteca Provinciale.
ringrazio i padroni di casa naturalmente, e credo che sarà una cosa utile per la città per fare in modo che ci si possa rinfrescare la memoria, le idee e acquisire saperi potendola visitare liberamente. Grazie. Grazie, grazie Sindaco. Sicuramente questa sarà una mostra di grande portata culturale, di grande portata emotiva. E volevo dirvi che la foto bellissima che ci ha raccontato prima Enzo è di Pio Peruzzini, e volevo salutarlo con un applauso perché è un grande maestro dell'immagine, oltre ad essere un amico per me carissimo, grazie Pio. E, onorevole Piero De Luca, questo evento sicuramente è una pagina di un paese che con fatica ma in maniera visionaria vuole riprendere quota, e lo fa attraverso l'esercizio della bellezza. Grazie. Sì, è proprio così. Davvero qualche rapida considerazione, saluto anch'io tutti i presenti, ringrazio gli organizzatori, gli allestitori di questa mostra, tutte le istituzioni presenti, il Vescovo, il Presidente della Provincia che ci ospita in questo luogo recuperato e riqualificato da tempo, che Alfonso Andrea ha iniziato diciamo, questa attività di recupero e che dà sicuramente pregio alla nostra comunità, alla nostra città. Alcune brevissime considerazioni che mi vengono in mente leggendo un po' la storia di Riccardo Alisi e quello che questa mostra esprime. Noi oggi credo che stiamo celebrando, diciamo, un uomo innanzitutto, un uomo del Sud, un artista del Sud che ha portato in tutto il mondo a livello internazionale il nome, la cultura, la tradizione, la passione, le emozioni del nostro mezzogiorno e della nostra Campania. Un architetto, designer, un poeta, come lui stesso in alcuni momenti si è definito, che ha emozionato il mondo intero. Ecco, avere una mostra, un'esposizione di opere di un artista che ha emozionato il mondo intero è sicuramente un elemento di grande pregio e che ci porta a rivalutare il ruolo del Mezzogiorno, del Sud, come elemento di riflessione. Un Sud che deve avere l'ambizione di rilanciarsi, ripartire, recuperare quel gap di competitività con altre aree del paese, tornando a investire e scommettendo innanzitutto sul proprio patrimonio storico, artistico, culturale, architettonico. Quindi il messaggio credo sia utile e opportuno, credo sia doveroso rilanciare oggi questa, la volontà in questa fase di fuoriuscita, per quanto complessa, difficile, da una pandemia drammatica, di riprendere in mano il destino del Mezzogiorno, partendo dalle nostre radici culturali, partendo dalle emozioni, dalle tradizioni, dal nostro patrimonio storico, artistico, culturale, soprattutto gli artisti che, viva Dio, sono ancora in vita e possono continuare e stanno continuando ancora oggi a diciamo, emozionare il mondo intero. Per cui davvero uno spot, se possiamo dire così, è un messaggio di fiducia e di speranza per il futuro del Mezzogiorno, del Sud. Davvero un uomo del Sud che ha portato a livello internazionale la nostra cultura, la cultura italiana, ma la cultura del Mezzogiorno, la cultura partenopea, poi campana in senso ampio. Questo mi pare un primo messaggio che è utile e doveroso rilanciare. Il secondo è un po' la ritrovata consapevolezza dell'esigenza di tornare a investire nelle nostre comunità, nella cultura, nell'arte, nell'architettura. Sapete che avremo delle risorse straordinarie, lo ripetiamo sempre, ma è quello che ci accompagnerà, il lavoro ci accompagnerà nei prossimi anni se vogliamo davvero cogliere l'occasione di questa crisi drammatica per far ripartire, rilanciare, ricostruire il nostro paese e ricostruire il nostro mezzogiorno. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che finanziato in Italia con risorse straordinarie ottenute dall'Europa, destina 6,6 miliardi di euro circa alla cultura. Sono risorse che forse mai negli anni passati erano a disposizione di questo mondo che va rilanciato e dal quale va necessariamente si deve ripartire per ricostruire le nostre comunità, per ricostruire il nostro paese. Cultura vuol dire investire nella tradizione, ma investire anche in un settore che può produrre economia, può produrre occupazione, può produrre talenti,
attraverso appunto le emozioni, attraverso il nostro grande, le nostre radici storico-culturali. Per cui un altro segnale importante è quello, soprattutto in questa fase in cui torniamo piano piano, speriamo di non dover ripiombare in chiusure drammatiche per la sconsideratezza di pochi sull'atteggiamento legato al rispetto di misure sanitarie rigorose, ispirate alla prudenza che stiamo mettendo in campo da ormai un anno e mezzo a questa parte, ripartire in presenza, ma ripartire investendo in cultura, investendo in una cultura che possa essere messa a disposizione di tutti. Ecco, mi pare anche questo un messaggio importante e decisivo, perché rileggendo anche questa mostra lo testimonia un po' l'opera e la vita del maestro D'Alisi, si trovano grandi progetti di grande architettura, ma anche diciamo interventi e progetti attraverso l'utilizzo di materiali poveri, cosiddetti poveri, di materiali comuni, attraverso l'utilizzo di materiali appartenenti alla vita quotidiana, il rapporto con la vita quotidiana, con la comunità, con la quotidianità della nostra esistenza, e la vicinanza anche alle famiglie e ai bambini al quale si rivolge. Credo che sia un segnale importante investire nella cultura, ma investire nella cultura come elemento che debba permeare le nostre comunità e diciamo rivolgersi a tutti, aprirsi a tutti, non a, diciamo, a solo a intellettuali, solo a esperti del settore, solo a diciamo personalità competenti, ma a tutte le famiglie, a tutta la comunità, quindi una diffusione quanto più ampia possibile, perché la cultura consente davvero di elevare il livello e, diciamo, e far evolvere le nostre società e le nostre comunità, ed è un segnale anche questo molto importante. Ed è importante, chiudo, legare a questo un altro aspetto che mi pare cogliersi nella vita e nelle opere del maestro D'Alisi, soprattutto in quest'ultimo periodo, credo, l'utilizzo di materiali poveri ma materiali ecocompatibili. Leggevo e ho visto anche questa attenzione a un'altra tematica di fortissima attualità, l'attenzione alla tutela dell'ambiente, l'attenzione all'ecosistema, all'ecodiversità. Domani avremo un convegno anche a Napoli che affronterà il tema del Green Deal, della transizione ambientale, un'altra sfida che dovremo affrontare nei prossimi anni, e si può affrontare anche e soprattutto attraverso un rapporto rinnovato, moderno, col mondo della cultura, col mondo dell'arte, col mondo dell'architettura. Troppo spesso questa riflessione si pone in contrapposizione anche e soprattutto lo sviluppo architettonico delle nostre comunità, dei nostri territori con la tutela dell'ambiente. A me pare che in realtà dobbiamo trovare invece un modo diverso di affrontare il rapporto tra cura del territorio, conservazione dell'ambiente, del nostro patrimonio, ma anche evoluzione architettonica e progresso artistico, architettonico della nostra comunità. Io non credo siano elementi da mettere in contrapposizione tra loro, ma anzi siano elementi da affiancare, associare nello sviluppo futuro delle nostre comunità. Quindi un'arte che si riappropria attraverso il riuso, il riutilizzo, in una sorta di economia circolare, anche artistica, architettonica, di materiali poveri, e un'arte che riesca a conciliare lo sviluppo anche architettonico con la tutela, la cura del paesaggio e dell'ambiente. Guai a mettere in competizione tra di loro questi due obiettivi, queste due priorità e questi due interessi che vanno tutelati. Ma io credo davvero sia questo forse un ragionamento che dovremmo avere modo di sviluppare in modo più ampio nei prossimi mesi, nei prossimi anni, soprattutto in un momento in cui avremo risorse enormi da investire per lo sviluppo, la ricostruzione delle nostre comunità con investimenti, anche in nuove infrastrutture architettoniche, ambientali, come conciliare lo sviluppo artistico, architettonico, urbanistico delle nostre comunità con la tutela, la cura del paesaggio e dell'ambiente. Quindi davvero oggi diciamo vediamo una mostra, ma dietro questa mostra ci sono idee, riflessioni, concetti diciamo davvero molto molto profonde, molto molto interessanti, che questa mostra stessa evoca e che meritano sicuramente un approfondimento che porteremo avanti. Investiamo nella cultura, tuteliamo l'ambiente e investiamo nel patrimonio artistico, nelle radici, nelle tradizioni del nostro mezzogiorno e del nostro paese. Grazie. Grazie onorevole Piero De Luca, è molto bello e importante, soprattutto rigenerante, sentire un uomo di governo insistere con tanta passione
in questa espressione, investire in cultura. Lei lo ha detto decine di volte nel suo intervento ed è una cosa veramente di un valore enorme per chi quotidianamente fa cultura, la produce e cerca anche di veicolarla soprattutto. A tal proposito, prima di dare la parola al presidente Strianese, che chiaramente insomma ci introdurrà all'apertura delle porte della mostra, io volevo ringraziare tutti i ragazzi, i giovani di quell'ente di cultura che è stato artefice di questo progetto, che è la Fondazione Meeting del Mare Crea. Volevo ringraziare Gianluca D'Andrea, volevo ringraziare Luigi Colarusso, Marco Saturno, volevo ringraziare Cilento TV da Camerota. Noi siamo un pezzo di Cilento in dialogo con il capoluogo di questa provincia già per il secondo episodio, perché questo ente ha una voglia sconfinata di importare cose belle dovunque c'è veramente fame e sete di bellezza. Grazie Presidente Strianese di dare a noi questa opportunità e a lei la parola per battezzare diciamo questo nuovo evento che si, secondo me, si presenta con grandissimo significato. Grazie Franco Picarone per la fiducia e il sostegno che hai sempre dato alla Fondazione Crea fino ad ora e per l'amicizia che ci hai sempre dimostrato nell'accompagnarci. Grazie davvero. Buonasera a tutti, io veramente sono felice di questa bellissima serata. Ovviamente saluto tutti e ringrazio tutti per la presenza, ma ringrazio tutti coloro che hanno lavorato ovviamente a questa serata bellissima. Quindi Don Gianni Citro con la Fondazione Crea Meeting del Mare, che appunto ci sta proponendo una serie di iniziative notevoli di grande portata culturale che noi apprezziamo tantissimo in provincia e quindi avalliamo da tutti i punti di vista, cerchiamo di collaborare e approfitto per ringraziare tutto il nostro ufficio patrimonio, la direzione musei e beni culturali della provincia per il buon lavoro che stiamo facendo, soprattutto per rivitalizzare questa Pinacoteca provinciale che dopo i momenti brutti del Covid, speriamo che non ritornino più, sta diventando di nuovo man mano, penso che anche il sindaco sia felice di questo, un salotto culturale, diciamo, dove si fanno eventi, dove ci si confronta su aspetti importanti che riguardano la cultura, la protezione e la valorizzazione dei beni culturali, come diceva l'onorevole Piero De Luca. Ovviamente ringrazio lo studio Dalisi qui rappresentato e io vi prego di portare un saluto e un abbraccio affettuoso al professore Dalisi, a cui chiedo un applauso perché lui ovviamente non può essere qui, diciamo, presente insieme a noi, ma stiamo parlando ovviamente di uno dei maggiori architetti contemporanei ancora in vita, quindi ancora vivente, che ha, come dire, oltrepassato in questi anni la linea di confine tra l'architettura, l'architetto e il designer. E quindi un saluto affettuoso davvero al professore. Tanti giovani professionisti salernitani hanno studiato con lui a Napoli, sono stati formati con lui a Napoli. Oggi, facendo una riunione tecnica al mio comune, ho scoperto che il responsabile del mio ufficio tecnico ha fatto la tesi di laurea col professore Dalisi, parlando di questo evento di oggi. E quindi tanti giovani professionisti salernitani che oggi lavorano nei nostri enti, lavorano nei nostri enti di promozione pure di valorizzazione del territorio, sono stati formati dal professore, hanno studiato progettazione architettonica, hanno fatto la tesi con lui. Quindi grazie di cuore. Ovviamente grazie a Vincenzo Paravia per aver reso disponibile questa mostra, per farla apprezzare a tutta la comunità salernitana, perché io credo che io non sono affatto il padrone di casa, qui sono, come dire, un testimone della cultura, del patrimonio culturale che la provincia, diciamo, detiene da tanti anni, sui quali tanti abbiamo lavorato e tanti hanno lavorato in tutti questi anni. Questa è una casa della cultura che sta al centro di Salerno, una città di grande cultura, di grandi tradizioni,
e la provincia nel suo piccolo sta cercando appunto di far riprendere a questo luogo un ruolo, diciamo, che magari ultimamente per una serie di motivi contingenti aveva perso. E quindi grazie Don Gianni per averci permesso anche questo. Ovviamente ringrazio il sindaco, l'onorevole Piero De Luca, che diciamo sempre attenti a tutte le problematiche che riguardano questa città, ma l'intera provincia, perché questa pinacoteca si trova qui a Salerno, nel cuore del centro storico, ma è un patrimonio dell'intera provincia. Ricordiamo a tutti che questa mostra sarà qui per 2 mesi, dal 12 di novembre, quindi da oggi fino al 12 di gennaio, e quindi arricchisce quel patrimonio di eventi culturali, sociali e di altro genere che il Comune di Salerno, insieme alla Regione Campania, mettono, diciamo, in campo per il periodo natalizio in questa nostra straordinaria città capoluogo. Ovviamente investire in cultura. Noi chiediamo una mano perché la provincia, come sapete, con l'ultima legge del Lio è stata un po', come dire, depredata da quelle che sono una serie di funzioni fondamentali che invece secondo me appartengono a un ente locale territoriale come la provincia. E quindi chiediamo all'onorevole, che è sempre presente su tutti i temi della cultura, della pubblica istruzione, della infrastrutturazione scolastica, della formazione, di fare in modo, diciamo, che a Roma si possano, diciamo, rendere conto che le province debbano essere ancora, diciamo, un collettore di finanziamenti da tradurre sul territorio anche per la valorizzazione dell'arte, per la valorizzazione dei beni culturali, perché in provincia di Salerno ce ne sono tantissimi. Abbiamo un patrimonio enorme che spesso non, per il quale spesso non abbiamo risorse da spendere e da utilizzare per la loro valorizzazione. Quindi siamo qui, approfitto per ringraziare ancora tutti, perché è un momento di riflessione, è anche un momento di riflessione su questi temi. Abbiamo bisogno di una mano a livello nazionale. La Regione Campania ha fatto tantissimo in questi anni, il governatore De Luca è venuto qui, abbiamo inaugurato qualche mese fa l'altra parte della Pinacoteca, nella quale oggi riusciamo a fare questa mostra, perché altrimenti non avremmo avuto spazi per fare questa mostra, oppure per fare anche la mostra a sud del barocco. Quindi tramite la SCABEC, la società regionale che si occupa della promozione dei beni culturali, la Regione Campania e il governatore De Luca hanno voluto, come dire, costruire e valorizzare uno strumento per fare cultura sul territorio. E grazie a un finanziamento regionale noi siamo riusciti a completare i lavori, diciamo, per l'apertura di altri 300 metri quadrati di pinacoteca provinciale. Io accoglierò sempre con grande attenzione proposte come quella di Don Gianni, come quella di Vincenzo Paradie, dello studio Danisi, e penso che insieme al sindaco e all'amministrazione comunale, a cui auguriamo un buon lavoro sereno, un buon lavoro sereno, perché la città ha bisogno di interventi di questo tipo, come quelli di questa sera, e grazie al sostegno dei nostri parlamentari, dei nostri consiglieri regionali, sono sicuro che continueremo a fare delle cose belle come quella di stasera. Grazie. Grazie mille, Presidente, ci avviamo al taglio del nastro. Io chiedo di accompagnarci insieme a te, Presidente, la dottoressa Palmira Principe, che è la responsabile, fa parte del CDA della Fondazione Vitigni del Mare Crea, è la responsabile di tutta la sezione progetti. Renzo Paradis. Siamo tutti? Sì. Posso? Vai, una foto? Siamo? Ecco qua.
La programmazione di Cilento TV, 24 ore su 24, è generalista. Informazione locale, provinciale, regionale, programmi politici, programmi di sport, musica, attualità, cultura, intrattenimento, economia, turismo, scuola, eventi, tutto unicamente subordinato al territorio del Cilento. Cilento TV Progetto Opera. Io sono Alok, un saluto a Cilento TV. Infoline 320 21 26 467.